Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci qua. Qualche settimana fa, precisamente il 13 febbraio, sono andato nella sede del CSI a Milano, dove si è disputato l'incontro con Beppe Marotta. Questo è tutto quello che ha detto, sentirete solo l'audio e una serie di immagini che seguiranno nel video. Buona visione e buon ascolto a tutti. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il bellissimo invito e soprattutto un ringraziamento a tutti voi perché mi avete dedicato questo tempo e mi renderete sicuramente felice. Felice perché sono ormai nella fase della mia vita in cui, dopo aver seminato, sto raccogliendo direi tanti premi. E quindi è un motivo di grande orgoglio, ma soprattutto questo, questa sera, essere qua con voi, ricevere premi da questa associazione, da questo centro sportivo italiano, è sicuramente uno dei premi più lusinghieri che io abbia mai ricevuto nella mia carriera, perché mi riporta innanzitutto indietro nel tempo, mi riporta negli anni dell'infanzia, ecco, parliamo del mio primo tesseramento del CSI, avveniva negli anni 69-70, quindi sono delle 10 anni circa, e soprattutto ecco, oratorio per me significa ritrovare di questo tempo, ma parlare di qualcosa che assolutamente mi ha apprezzato, fatto diventare una parte d'uomo e mi ha fatto capire quello che era il mio desiderio, quello che era il mio obiettivo. C'è un artista, un scrittore americano, Mark Twain, che dice che il miglior modo per tornare il successo, avendo quello che tu hai davanti come vocazione, è quando lo fai con un grande divertimento. E per me, quando ho iniziato a cercare e frequentare l'oratorio, era un oratorio che era nato in un luogo nuovo, vicino allo stadio di Varese, era anche veramente stata una grandissima palestra di vita, perché in quell'oratorio sono partiti con il secondo oratorio, che è stato il mio primo generale, abbiamo creato le strutture di campo sportivo, quindi spostandoci attorno ai pali, dove erano le cose di metallo, facendo, seminando il campo, creando il laboratorio, aiutando veramente quella piccola impresa di dire che era stata destinata a questo lavoro. Di conseguenza non posso che ricordare il mio laboratoriano con una grande soddisfazione, con un grande, se vogliamo un po', usando una frase un po' di romanticismo, con veramente un tocco nel cuore perché mi vedi sincerato. Bello perché rende un po' di orgoglio anche noi di sapere che uno dei più grandi dirigenti, no, dello sport italiano proprio ha iniziato in oratorio. E a proposito di inizio lo dico perché se qualcuno ha qualche ragazzo così nella vostra città sportiva, come dire, non dico preoccupatevi, ma al contrario, nel senso di dire a 19 anni, se ricordo bene, o giù di lì, di solito si cercano di dire di giocare, magari di cosa, c'è qualcuno che dice guarda, faccio il direttore sportivo del settore giovanile. Se ricordo bene, la tua avventura nel mondo poi dello sport professionistico parte così. A 19 anni, come è nata quella scelta? Ma è nata innanzitutto perché ho avuto la fortuna sia di presentare l'oratorio, ma di abitare Varese che era in Serie A, una battaglia che era all'inizio, perché eravamo anche giocatori, eravamo a metà degli anni 60 e ricordo che il magazziniere, pur di farmi vedere degli allenamenti, anzi per farmi vedere degli allenamenti, diceva faccio vedere gli allenamenti del campo, ma dopo devi stare con me, pulire i palloni, pulire le scarpe, quindi praticamente quello che diventava quasi un dovere per me è stato l'inizio di una carriera. È iniziato proprio lì, da ragazzino, quando avevo 6-7 anni, vedevo questi campioni che si allenavano, quindi guardavo attentamente quello che
Quindi, il secondo passaggio, se oggi ci sono dei movimenti di calcio, è proprio avendo prima la storia, dove ho imparato quello che era il senso dell'organizzazione, e poi ho rappresentato per esterni quello che avveniva dietro la calcio, che era il risultato. Beh, anche su questo farei un applauso a Rete, ma il motivo è molto chiaro. I giovani di oggi sono migliori di quelli di ieri, quelli di ieri migliori dell'altro ieri, non è questo il tema, però non so se siete d'accordo. Spesso i giovani oggi vogliono tutto subito e possibilmente senza fatica, no? Ecco, sentire una carriera così prestigiosa è iniziata, no? Come dire, dallo spazio, dalla città con il magazziniere, con no? Il mettersi al servizio di tutto, di tutti, credo che sia una vita molto bella. Nel salutare anche Andrea Davide e gli amici del CSI di Bologna, per cui non abbiamo solo, come dire, un po' di Milano, di Torri, di Lombardia, ma anche un po' di amici che sono venuti apposta da comitati belli, come per esempio quello di Bologna. Volevo anche chiederti, noi abbiamo tante squadre, loro hanno tante squadre, sono molto orgogliosi, e quest'anno abbiamo vestito 2212 squadre ai nostri campionati, un esercito. Siamo molto orgogliosi di un altro dato, che in metà di questi, ne hanno fatto un numero più numero meno, la metà, 1100, e qualcosa sono under 14. Cioè, nel mio rapporto oggi c'è una grande vitalità del settore giovanile, ma in questo caso, in generale, in questo sport di oggi, quanto conta il settore giovanile? Conta ancora il giusto? Conta un elemento che non sa di più? Beh, se il settore giovanile è assolutamente proprio un patrimonio che necessita la società. Allora, parliamo di una società professionistica, possiamo parlare anche di una società di dilettantistica, che è una prima squadra. Io credo che il settore giovanile sia l'essenza di una società per motivi differenti. Il primo, perché sicuramente la missione che la società deve sostenere è quella di far crescere dei ragazzi e far diventare gli uomini del domani. E poi forse anche le campioni. Ma la prima cosa sicuramente è la responsabilità sociale che i dirigenti hanno. Quindi nel settore giovanile c'è proprio l'essenza, il cuore della società. C'è un atto di fiducia che viene trasmesso anche dalle famiglie. Se prendiamo per esempio appunto quella che è l'attività agonistica di un club come il nostro, ma credo anche di tutti gli altri club, anche il CSI, sono tante le ore che ogni allenatore, ogni dirigente ha a disposizione di bambino. Quindi significa che la famiglia comunque vede nella società, vede nelle lavoratori in questo caso, un luogo dove poter affidare la crescita del proprio bambino, del proprio ragazzo. Quindi è un atto di responsabilità. E quindi da questo punto di vista la società calcistica assume un ruolo rilevante e importante. E poi, come tutte le cose, parlando di sport, c'è una finalità sportiva, c'è la voglia di migliorarsi, di confrontarsi. Lo sport non è un duello tra due protagonisti, ma è un motivo di crescita, no? Di conseguenza, pur non essendo autore dello studio di Superfè, però, tutto sommato, quando si partecipa, si deve cercare di vincere, non si vince, uno dei temi, dei fenomeni, diciamo, di poca cultura che c'è in Italia è proprio il fatto che manca la cultura della sconfitta. E questo è una cosa su cui voi dovete lavorare molto, perché capita spessissimo di leggere che a livello giovanile vengono organizzati gli arbitri, sono figli, soprattutto un fenomeno negativo che io ho ricordato nella mia carriera è quello della gestione dei genitori, il fatto che i genitori forse perché credono che il loro figlio non vedono il campione delle mani e allora si lasciano andare a comportamenti diseducativi, comportamenti veramente che rasentano quasi atti di violenza. Ecco, questo è il cattivo esempio di una delle missioni, per esempio, che voi dovete assolutamente debellare. Loro sono venuti a posta, adesso è chiaro che ci piacerebbe avere tanto tempo e compagnia, ma Beppe, se devi dire, pensando anche a chi stai dirigendo, l'allenatore a livello dilettantistico, quindi come volontario, due qualità che proprio un buon dirigente, anche nelle nostre società sportive d'oratorio, deve avere, due qualità immancabili. Tu che hai fatto questa esperienza veramente straordinaria, se devi sceglierne due? Se devo sceglierne due, dico, innanzitutto, saper ascoltare.
sapere ascoltare, secondo me, tra l'altro, è uno dei pilastri della vera leadership. Cioè, ognuno di noi deve essere lì, non solo deve studiare se stesso, ma poi è lì anche il momento in cui coordina il gruppo. E quindi l'ascolto è una delle grandi qualità. Io ho qua, ho imparato tantissimo. Quando parlavamo del mio inizio di carriera, devo dire che quel paese allora era uno sport che era ancora, era essenzialmente una forma di mecenatismo, quindi lo sport, quantomeno la valorizzazione dello sport nelle varie città, come è stato anche per tantissimi anni, più della signora dei Moratti, quindi una forma di mecenatismo, la Moratti, anche l'Inter, perché è sempre stata la comunità. E quindi a Varese io ho trovato il mio Borghi era un grandissimo industriale, il dottor Borghi, era presidente del potere di sopra il ragazzino, non a caso a Varese c'era la commissione del calcio, c'era il basket che ha raggiunto le altissimi ucraini, c'era ci sono tante attività, e quindi questo era un momento iniziativo. Ma per esempio tornando sempre al figura del dottor Borghi, lui amava andare dentro agli operai, che era un'azienda di Torino, ad ascoltare, tu parlando in diretto. E quindi questa era sinceramente una grande qualità che anch'io ho copiato, perché saper ascoltare il collaboratore, saper ascoltare gli altri, crea anche un senso di appartenenza molto forte, l'idea di avere un grande rispetto e di generare tante motivazioni nei soggetti, appunto di quella che viene definita un po' la squadra di Zide, che tu non vedi, che comunque ti porta poi insieme all'altra squadra da raggiungere gli obiettivi. La seconda cosa è quella di saper gestire gli elementi negativi. Si dice il calcio che quando le cose vanno bene, il grande problema diventa piccolo, quando le cose vanno male, quindi si perde, gli occhi sconfitte, il piccolo problema diventa grande. Ecco, lì allora viene fuori la statura, la capacità, ovviamente l'esperienza, la competenza del vero dirigente, del vero leader. Credo che queste sono le due caratteristiche che sono chiare. Siamo un oratorio, giornalisti non ce n'è, siamo tra amici. Un aneddoto che puoi raccontare che ti è capitato in questa carriera di vita, che puoi dire una cosa che ti è capitata, che ti ha colpito, che ti è rimasto nel cuore, un aneddoto. Posso dire tantissime cose, perché io sono sicuramente indebito con la vita, perché io sono riuscito a far diventare una professione che voglio tenere in vita per me. Tanti, ho avuto tantissimi maestri, ho avuto tanti presidenti, soprattutto quando ero stato giovane, sono riuscito ad apprendere veramente da ognuno di questi presidenti tante cose, tante bellezze, tante esperienze di vita. Sicuramente quello che mi ha aiutato a far crescere molto positivo è stato un presidente, che si chiamava Piero Tuoni, che era stato presidente della Sampdoria nei tempi degli anni 60, e poi l'ho trovato quando ho ricevuto il direttore generale alla Repetto, che era una crescita professionale, e mi ricordo che non mi posso dire un prezzo, però questo mi ha colpito, perché lui era avvocato, era compagno di università di Moro, e aveva conseguito tre anni. E chiaramente io all'inizio come presidente, e lui mi dice il tema del presidente, chiaramente per diventare avvocato ho una vita, per fare presidente di una squadra, ho messo una firma e sono diventato presidente. Ecco, questo è proprio perché quello che al di là del titolo che oggi in termini moderni, tale che lui rappresenta, io credo che una persona sia presidente, sia avvocato, sia uomo con l'uomo giusto, se dentro riesce a avere la mia domanda. C'è un mondo del calcio che si vede,
c'è un mondo del calcio anche che non si vede, che è fatto anche di umanità. Se tu dovessi dirci un allenatore, un giocatore, una persona che hai incontrato nella tua carriera che umanamente ti ha molto colpito. Ma io, proprio perché sono positivo nella vita, devo dire, ho dei ricordi bellissimi di tutte le persone che, con le quali ho lavorato. Allenatori molti tanti, perché ho iniziato giovanissimo, ho avuto allenatori che hanno fatto un'altra generazione, no? Perché veramente nella città della carriera si è molto di relazionarsi diverso, no? Il profilo dell'allenatore, quello che si deve fare per allenatori. Allora il allenatore era un po' un padre di famiglia, cioè era un po' il papà che così coordinava un'attività agonistica, un'attività calcistica dei ragazzi e di una società. Tra l'altro oggi questo concetto è ormai su un passo, perché anche in Serie A si può vedere gli allenatori che vanno oltre 60, forse li portiamo con due. Allora invece c'è una difficoltà. E questi allenatori, tutti i Bersellini, ecco, da Bersellini, che ho il piacere di avere a Roma, ho imparato quello che era la cultura del lavoro, la dedizione, la cultura del particolare. Non c'è un metodo particolare. È proprio il fatto che mi ha fatto capire come i particolari fanno la differenza. E andando anche in altri club, sempre più importanti, mi sono reso conto che la vittoria spesso è abbinata a questo concetto, cura del particolare. Allora, stasera in sala abbiamo un po' di allenatori e un po' di dirigenti. Quanti sono allenatori di voi sulle mani? Beh, giù le mani. Quanti sono già stati esonerati in questo giorno? No, con la panchina di Alessandro, quanti sono dirigenti sulle mani? Sulle mani? Quanti sono presidenti di società sportiva? Dopo che abbiamo trattato una visita dello psichiatra, potete rivolgere, lasciate il nome, sul perché lo fate, cerchiamo di darvi qualche indicazione. Lo dico perché chiediamo all'esperienza di Beppe questa cosa, viene piccolo vale anche un po' da noi, il rapporto tra allenatore e dirigente, parlo di dirigenti che vanno in particolare in panchina, no, durante le partite, dovrebbero essere due grandi alleati, no? Due figure educative che con ruoli diversi, ma se c'è qualche volta qualche piccola fatica c'è a capire bene cosa deve fare uno, cosa deve fare l'altro, come non scontinare. Allora, se ci devi dare un consiglio, perché questo rapporto tra allenatore e dirigente accompagnatore, diciamo, possa esprimere bene tutte le potenzialità, qual è il segreto? Beh, innanzitutto anche qua c'è stato un cambiamento radicale nell'ambito di quello che è l'organizzazione calcistica, nell'ambito di quella che è una struttura che è un programma. Io ho iniziato al calcio quando, anche se mi ricordo, quando praticamente nella parte del diagramma c'erano solo due voci, tre voci, cioè presidente, direttore sportivo, allenatore. Poi piano piano, in giro di casa, si sono modellati in modo diverso, almeno diventate delle proprie aziende, per cui poi sono diventati dei sportivi, di presidente, di direttore delegato, direttore generale, direttore sportivo, segretario di raccontato, perché loro sono iniziato, che ero il primo incarico della segretaria generale e direttore sportivo. Allora il direttore sportivo faceva tutto. Questo per spiegare anche che conta molto quel ruolo e la responsabilità che tu hai al di là del titolo che hai preso. Ma ho capito la domanda, quindi il rapporto che ci deve essere tra voi e la società rappresentata dal dirigente e quello che questo dirigente ha un compito, cioè che è quello di supportare il lavoro dell'allenatore nel migliore dei modi, vuol dire metterlo nella condizione migliore per far sì che lui possa valorizzare le proprie risorse e diventare un vero maestro che deve dedicare la condizione. Usando una metafora, l'allenatore è il direttore d'orchestra, il dirigente è quello invece che deve trovare il teatro che abbia una musica buona, che abbia degli artisti bravi, bravi che sappiano suonare,
e questi artisti devono avere gli strumenti a disposizione di oggi. Cosa vuol dire? Che partendo dagli strumenti avere possibilmente delle strutture adeguate. Purtroppo oggi una carenza della nostra Italia è che si preferisce magari nell'ambito professionistico comprare un giocatore in più, ma avere un tavolo una sottocultura che è una cosa totalmente sbagliata. Significa individuare dei talenti e questo sta all'attività, se vogliamo, di scouting, anche se parlando di centro sportivo dobbiamo sempre tenere in mente che non punta a vincere, lo scopo è quello che ho detto prima, credo che sia così, di creare degli uomini umani e non necessariamente dei campioni. Però, volendo spingere questa considerazione un pochino più forte, è normale che all'interno di una società professionistica si vada anche alla ricerca dei talenti, ma i talenti, tanto perché diventano una serata anche di confronto, sono diversi i campioni, cioè, i talenti sono potenzialmente i campioni degli umani. Qual è quella cosa che li fa diventare dei campioni? Quando, al di là delle qualità che questi ragazzi hanno, diventa una grande capacità umana, diventa una grande intelligenza, una grande forza interiore. Se io, quindi il talento poi deve diventare campione. Io nella mia carriera ho avuto modo di gestire alcuni campioni, uno su tutti, anche se poi gestire lo devi conoscere. Stato solo un mese, però, o di meno, però Cristiano Ronaldo è un esempio, posso dire di Buffon, posso dire di tantissimi altri, e quelli sono veramente dei grandi campioni. Qual è la differenza che l'ho spiegata? In realtà ho avuto anche la possibilità di avere a che fare con grandissimi talenti che poi non sono diventati campioni e che si sono persi. Se io vi faccio due nomi, di uno l'ho avuto io direttamente, l'altro ha giocato nelle vite per tanti anni, si chiama Cassano, si chiama Valtelli, credo che se io faccio una domanda, sono stati dei parenti o dei campioni? La risposta non può che essere parenti. Non sono diventati campioni perché entrambi. Io a Cassano sono legato con un effetto straordinario, veramente immenso, di voglio impegnare dell'anno, ma purtroppo accanto a delle qualità innate dal punto di vista calcistico, uno che sapeva scappare la palla probabilmente perché il DNA era questa qualità, poi non è riuscito ad accompagnare con dei valori umani, con delle valenze umane e non è diventato campione. Ecco, quindi venendo un po' alla tua domanda, un po' prima abbiamo chiesto due qualità che un dirigente deve avere, perché è stato molto incisivo nel dirci due cose straordinarie in termini umani e educativi. Se dobbiamo dire che c'è un errore, magari anche facile da fare, magari anche comprensibile, però che un dirigente non deve fare, deve stare attento a quella cosa lì, perché se sbaglia è un po' un pasticcio. Ma io credo che sia quello di ritenersi indispensabile e di credere e ritenersi di sapere gestire tutto. Io credo che non solo domani sia decisivo, ma in generale non può, si dice. Quindi credo che la grande capacità, la forza di dirigente, quando parlo di dirigente, parlo di leader, cioè di direttore, semplicemente essere un leader, di gestire le persone, è soprattutto quella di individuare le persone. È stata la mia fortuna, è stata quella di aver avuto dei collaboratori vicino a me, bravissimi, e quindi la fortuna di aver avuto dei collaboratori di grandissima competenza. Il mio lavoro deve essere un lavoro di sintesi, io devo decidere, devo prendere delle decisioni. Questa è una cosa che io devo tenere sempre chiaramente in testa, cioè dire sì o no. Non è vero che dice che esiste anche la situazione, diciamo, però bisogna essere decisi in quello che si fa. E quindi la qualità che bisogna avere è quella di non sentirsi indispensabile, ma costruire una squadra che sia espressione della tua strategia, di ciò che tu vuoi, ma non
sentirsi invece l'uomo che sa tutto per affrontare tutte le situazioni. Lui ha sempre sentito sempre accettare, bisogna vivere, valorizzare i propri collaboratori. Questo è uno degli aspetti di chi è lì. La vita secondo me si basa su tre grandi pilastri: prima, saper accettare, saper la fiducia, quindi il concetto della delega, di delegare i propri collaboratori e anche e non avere paura, stimolare a decidere. Oggi, quando un'azienda si assume un giovane, sono due cose che non è oggi fanno capitare. La prima è che non capiscono che per arrivare a raggiungere un obiettivo vincente bisogna ovviamente accettare. E quindi la prima domanda che mi fanno sono scritto per loro che uno è, ma quali sono i bisogni di libertà da una settimana? E la seconda è quando non si crede con invece che bisogna apprendere e capire. E quindi, appunto che bisogna capire anche che i collaboratori vanno aiutati a crescere, ma vanno aiutati a crescere anche laddove vuoi prendere delle decisioni che possono sbagliare, che l'errore è veramente un elemento indispensabile della crescita. Nessuno di noi è anche perfetto, per cui tutti abbiamo sbagliato, e da lì è che si dice che il migliore, ma se che vince, no? Normale che la saggezza è delle persone anziane, delle persone che hanno vissuto. Quindi io, sono stato eletto, ed è una cosa molto importante, la saggezza nasce dall'esperienza, l'esperienza nasce dalle cose sbagliate. Tanto prima sbagli, tanto più diventi esperto, tanto più sei esperto e ti salto con l'età. Se io dovessi tornare indietro, nella mia carriera, nel mio lavoro, accettare tutto, ma sicuramente con l'esperienza di oggi avrei fatto meno errori, ma anche proprio nell'ambito del ciclo. Mi ricordo un anno che mi trovavo a fare il costruttivo, eravamo nel 82, quindi io avevo 25 anni, avevo il costruttivo in serie B, non andavo in serie A, era quello della Facenti, perché io avevo 5 anni, non avevo l'esperienza di oggi, e quindi ho fatto delle valutazioni sbagliate. E essendo campione d'inverno in Serie B e quasi sempre se il campione d'inverno in Serie B andava in Serie A, non siamo riusciti ad andare su quello che fa. Quindi credo che queste qualità siano assolutamente fondamentali per tutto l'intervento della Serie A. Complicando un po' la vita da solo, speriamo la sua agenda nei prossimi anni, perché dobbiamo invitarlo a tenere una serie di lezioni davvero straordinarie per noi. Parliamo un secondo del calcio, che per me è sempre nell'ambito di quello del sport in Italia, come un'altra grande carriera, che è quella dell'innovazione e della formazione. Insomma, stasera è una serata qui, sicuro, no? Io mi permetto di dire che sono fatto guardare la testimonianza della mia vita, ma anche apprendendo dalla mia esperienza, credo di lasciare qualcosa di formativo, perché il mio vissuto mi ha, posso dire, voi per fare quantomeno un confronto con voi stessi, dire, avete una cazzata, avete una vita. Ma tornando proprio al fenomeno sportivo in Italia, e anche in altre direzioni, anche in calcio, si fa una lotta continua, perché si confonde sempre quello che può essere un investimento, investimento di soldi nella formazione con i costi. E quindi quando si fa la federazione anche di bilanci, no, ma fare la formazione a costa, ma non è un costo, è un investimento. Tant'è che a Provenzano purtroppo abbiamo ancora una carenza dal punto di vista formativo, certe volte anche i docenti devono essere di terza, e quindi bisogna sottolineare che questo concetto della formazione è un fenomeno che in Italia trova ancora poco in selezione. Aggiungo anch'io su questo 10 secondi, intanto la dietro vieni davanti un attimo, perché mi approfitto, perché Beppe richiamava giustamente questo aspetto della formazione, vorrei che ringraziassimo insieme Daniela che ha organizzato
Secondo, lo dico a voi, lo dico anche a Beppe, perché proprio così noi abbiamo necessità, lo diciamo sempre, di avere, proprio perché ci sta a cuore l'aspetto educativo, chi ha fondato i testi di Getta, siamo negli anni 40, sostanzialmente, diceva una cosa interessante, diceva che per gente come noi vincere, non diceva non ci interessa, diceva che era un obiettivo troppo modesto. Cioè diceva, per gente come noi, attenzione ragazzi, non ci interessa, ma è un obiettivo troppo modesto. E diceva, il vero obiettivo per gente come noi è davvero accompagnare i ragazzi a crescere nella vita. Per fare questo abbiamo bisogno di allenatori dirigenti che siano migliori, perché il bene è una roba che va fatta bene, perché l'educazione è una roba seria, perché uno che punta solo a vincere ma che vada perde una partita o un campionato, ahimè, spiacevole. Ma uno che punta a educare un ragazzo, se sbaglia, ti lascia lì un pezzo di vita incompiuta. No, ma poi soprattutto credo che sia per voi una grande responsabilità, come ho detto prima, voi state gestendo nel vostro tipo un patrimonio umano che non si può calcolare, cioè quello che deve fare comunque con dei ragazzi, con dei giovani, con quelli che poi diventeranno gli uomini delle mani. E in questa fase dell'età sicuramente ciò che voi dite viene misurato, ciò che voi fate viene misurato, viene valutato, perché è il momento dell'apprendimento, cioè la fase dell'adolescenza è quella più formativa, quella che ricordi, che rimangono dentro, che ti portano tutta la vita. Per cui veramente lo vuole difficile. Ecco, per quello che io dico che anche loro vanno aiutati, vanno formati, perché il compito che hanno è un compito difficilissimo. E di là della grande passione, penso sia il grande denominatore che voi voglio tutti voi, perché sicuramente non lo fate per soldi, lo fate per passione, ci deve essere anche qualcosa di più, se voi dovete avere la capacità di andare a ricercare nel confronto quotidianamente con le persone che hanno più esperienza di voi e che vi possono trasmettere dei concetti importanti e che voi a vostra volta potete trasmettere ai ragazzi di voi. Ti chiediamo una cosa, parliamo adesso un secondo di calcio. Qual è la sfida grande del calcio italiano? Se tu devi dire qual è la sfida dei prossimi anni di questo fenomeno così dentro la vita di un paese come il nostro? Ma io credo che indiscutibilmente lo sport è un grandissimo patrimonio della nostra Italia. È un fenomeno di forte dedicazione, una risposta che si ha notevolissima, calcoliamo che la Federazione Italiana del Calcio ha 1 milione di tesserati. Se tu non dici niente, ma dici velocemente, non so quanti sono i vostri, quindi, cioè, è 1 milione di tesserati, di cui circa 2000 sono professionisti. Allora, la grande sfida è sicuramente, secondo me, quella di creare delle strutture. Perché prima le strutture non ci sono, e quindi bisogna trovare un modo perché o lo Stato, comunque la società stessa, parlando del professionistico, dedichino risorse economiche alla costruzione di piani. In Italia noi siamo veramente estremamente di coda, non solo in risultati delle squadre professionistiche, lo siamo, ma lo siamo anche proprio nelle strutture. Allora lì deve essere un po' sia lo Stato, il governo, anche diciamo, la contributo del calcio della Serie A, che è la categoria giuridica, di dover stabilire delle regole precise e chi non ha, per esempio, in Serie A degli impianti del settore giovanile idonei per fare un'attività non può prendere parte alla Serie A. La sfida è, secondo me, innanzitutto questa. La seconda è quella di formazione, investire nella formazione perché quelli che sono gli educatori abbiano gli elementi a disposizione per poter trasmettere dei concetti e dei valori importanti, perché ripeto, la responsabilità che hanno è molto importante. Allora, abbiamo ancora 10 minuti per versare nei tempi sostanzialmente. Chiediamo perché anche qualche cosa che lo riguarda come uomo. Faccio l'esempio, togliamo Milano, dove lavori professionalmente adesso, ma insomma tu hai vissuto di fatto
in giro per città della Lombardia, ma anche un po' di mezza Italia, in particolare del nord, del paese, Monza, Ravenna, Venezia, Bergamo, Genova. A Torino, qual è la città che ti è rimasta più nel cuore? Diciamo che io ho apprezzato tutte le città che sono state, ma soprattutto il modo di confrontarmi e di conoscere le varie tipologie di persone della città. Sono sempre stato, diciamo, da Bologna in su, quindi ho un'esperienza in su. Però, calcio
e credibilità, perché credo che voi abbiate a disposizione dei giocatori a cui dovete insegnare non tanto il metodo, la tattica, ma la libertà, l'azione, la libertà, la creatività, essere liberi. Io purtroppo assisto anche in settori giovanili professionistici, no? Questa cultura del metodo di gioco, della tattica, dell'esasperazione che va a comprimere quello che è proprio una qualità della creatività. Che per il calcio poi è veramente emozione, creatività, libertà, e credo che queste sono le cose di me. Per cui ecco, io mi piace l'arte, allora, io farei così, intanto chiedo scusa a ciascuno di voi perché dire la verità con Daniela, con gli altri, ha scusato, vi posso chiedere un applauso anche per tutti i ragazzi che hanno invece collaborato per fare questa serata a partire dalla nostra rivista, insomma, tutti quanti. Chiedo scusa a voi perché dire la verità ce l'avevamo pensato, ci abbiamo ragionato, beh, pensavamo bello anche fare un po' di domande, però capite bene che per rispetto vostro sarebbe diventato effettivamente impossibile, perché se no, come dire, no? Cioè, ci voleva fondamentalmente. Aspettiamo? No, chiedo. Allora, caso, beh, se lui mi autorizza 10 minuti, no. Se, allora, se facciamo due o tre domande veloci, vi chiedo questa cortesia, chiediamo scusa se questo possiamo fare, però giusto per, come dire, la bellezza di sentire anche la vostra voce. Ah, Giorgio. Buonasera a tutti. Ciao, io sono presidente e allenatore dell'associazione di Vivere il Pallone Femminile e io penso che un altro degli obiettivi che deve raggiungere il CSI è quello di sostenere il mondo femminile, il calcio femminile, non solo a livello ovviamente alto, ma anche quello dilettantistico, e quindi anche piccole società come le mie, dargli un po' di sostegno e soprattutto calcio a 5, perché so che gli altri abbiamo il calcio a 7, ma calcio a 5 ci sono ancora pochissime squadre, quindi io penso che anche questo è un altro bello che dovremmo raggiungere come CSI. Grazie. Allora, su questo siamo a buon punto, per cui magari poi ci aggiorneremo con calma, ma siamo molto molto buon punto. Domande sapete? Io, buonasera, avevo una domanda perché mi ha colpito molto, perché quello che tutti noi che stiamo qui dentro vediamo sui campi, tutti i sabati, tutte le domeniche, sul fatto dell'ingerenza tante volte che c'è da parte dei genitori verso i ragazzi e soprattutto sulla mancanza veramente di principi educativi che stavolta siamo noi per primi che non siamo gli esempi giusti per i nostri figli. Magari lo facciamo ovviamente, mi auguro, senza rendercene conto, prendere dalla toga, però poi questo è il risultato. Allora, volevo sapere da lei, con la sua esperienza, quale può essere la forma migliore per noi dirigenti in accordo alla società per arginare tipo di comportamento. Purtroppo ci sono. Ma io devo dire che sono molto attento, come avete capito, a quella che è la fase di crescita dei bambini, ma non solo nell'ambito dei bambini e dei ragazzi, non solo nell'ambito formativo, non giustamente, sportivo e fisico, soprattutto umano, ci tengo molto. E poi nelle sostanze che sono state, in tutte le sostanze che sono state, ho curato anche l'aspetto di crescita. Fino ad arrivare, che è stato un mio obiettivo di sempre, che sono le associazioni che ho avuto, e quello che ho piace riuscito alla Juventus a creare un liceo interno al centro sportivo che ha portato poi a rilasciare dei diplomi, cioè perché l'ambito calcistico, un altro fenomeno negativo, è la dispersione scolastica. Cioè tantissimi ragazzi non riescono a ottenere il diploma di medio superiore ed è una grandissima piaga che ci deve veramente far pensiero, perché ovviamente il fatto di non arrivare al diploma è veramente una cosa negativa. E allora con la storia che ho deciso di fare in
anche poi a verificare, diciamo, quello che era l'attività agonistica e conciliarla meglio con quella che era l'attività del studio. E sono contento di aver portato anche alcuni giocatori a diplomarsi all'interno della struttura. Il primo diplomato oggi è il portiere della Sampdoria, che era vero. Questo per dire che la sensibilità che i dirigenti devono avere verso questa prima riflessione deve essere molto forte. La seconda, che può diventare un vantaggio o un svantaggio, è la formazione dei genitori. E allora qual è l'unico modo? È semplicemente quello di raggrupparli, fare una specie di corsi veri e propri, di formazione ai genitori, per fargli capire che cosa non devono pretendere dai loro ragazzi, perché al di là del fatto che le aspettative sono molto forti, sono elementi negativi nei confronti dei ragazzi che subiscono, perché il bambino, per la maggior parte di voi, per la parte, anch'io, prima ho due bambini, i bambini tengono tutto dentro e non tirano fuori, però soffrono, soffrono molto. E quindi avere dei genitori che discutono, scrivono continuamente, devi fare qua, devi fare là, addirittura quello che dice, i genitori che dall'alto devono fare anche dei reattori, guardare, stringi, fare le diagonali, queste cose qua. E poi l'altra parte inconveniente, che si è riscontrata, è anche sulla alimentazione. Bambini che arrivavano al mattino e vomitavano perché magari il papà, la mamma, dovevano andare a cucina, in curioso, che nella loro ignoranza vedevano che lo stomaco pieno era una cosa di dare la violazione. Ma soprattutto, ritornando alla domanda, io credo che sia l'unico modo, cioè quello di educarlo, a facilitarli attraverso delle serate in cui lo so che le risorse di istruzione vostre sono poche. Io, che avevo delle risorse economiche, essendo entrato in professionistici, avevo uno scuolo di educatori e di psicologi, noi alla Juventus di Anta Vita ne abbiamo una decina, alla Juventus ne abbiamo 20, che erano soprattutto dedicati alla formazione e all'educazione dei genitori, perché è un grosso problema. Ciò nonostante, c'è stato un derby dei giovanissimi, in cui sono state delle denunce, derby tra Torino e Juventus, i genitori sono picchiati, venuti dalla polizia con denunce da parte della RAI. Sono altre domande? Sera. Volevo fare una domanda per il direttore della Rotta. Lei prima parlava dell'importanza del settore giovanile nelle società di tutto il mondo, diciamo. La cosa che però personalmente noto, volevo capire se lei era d'accordo, è che in Italia ci sono poche società che valorizzano in pieno il settore giovanile. Faccio l'esempio dell'Atalanta, faccio l'esempio di qualche altra squadra, Fiorentina forse. Perché questo fenomeno in Italia è così ridotto rispetto ad altre società come Spagna, Inghilterra? Una curiosità, grazie. Ma innanzitutto credo che sia giusto distinguere quello che è l'attività di settore giovanile in Italia, anche in club o un'associazione, un centro come i vostri, perché comunque i vostri ragazzi non sono diversi dai nostri, sono, diciamo, uno stato di obiettivo. L'obiettivo deve essere uno grande, che ho sottolineato più volte, è quello di formare gli uomini del domani, non necessariamente farli diventare quelli che sono. Tant'è che a Natale, quando ho fatto la cena, ho fatto una domanda provocatoria ai ragazzini che erano davanti, che erano tutti vestiti con la divisa dell'Inter, quindi si sentono un pochino orgogliosamente che è giusto, una squadra così. La domanda è stata, voi vi sentite più studenti che sono a calcio o calciatori che studiano? Devo dire che la risposta è stata interessante perché la maggior parte delle volte noi siamo studenti che giocano a calcio. Ecco, questo deve essere lo spirito che deve segnare il solco, lasciare il solco di quello che
non solo per la vostra missione, e lo è maggiormente da voi, ma lo deve essere maggiormente da noi, perché purtroppo anche i ragazzini vedono i campioni che stanno davanti e certe volte imparano più difetti che i pregi. Anche se un altro aspetto formativo importante è il concetto delle emulazioni. I bambini, se voi fate vedere il video di Cristiano Ronaldo, perché il comune è il massimo, parlano molto del concetto di emulazione, li porta poi a fare dei gesti spontanei che poi diventano il patrimonio tecnico della loro formazione. Ma perché non si arriva a far giocare tanti giorni in una squadra? Perché in Italia c'è una pressione che non esiste in nessun'altra parte d'Europa sicuramente. Cioè, il fatto di fare esordire dei giovani che sbagliano tre passaggi di fila significa che questi ragazzi sono soggetti a fischi, a mancanza di tranquillità da parte dei giocatori. Quando si dice per calcare l'erba di San Siro bisogna essere bravi, è parte principalmente da questo. Dal fatto che dopo tre passaggi sbagliati la gente si trasmettisce che non c'è. E allora è un fatto culturale. Se cominciamo a capire che comunque i giovani non possono essere fenomeni, o meno, c'è stato qualche fenomeno nella realtà e gli altri devono sbagliare di parlare. Io mi chiamo Massimiliano Papagna, sono stato allenatore CSI, allenatore PGC UEFAP. Volevo agganciarmi a due concetti che lei ha toccato che mi stanno particolarmente a cuore, cioè crescita e fantasia. Per me la fantasia è la magia del calcio, però purtroppo nei corsi che facciamo, spesso e volentieri, quello che ci viene insegnato sono schemi, sono esercizi, con il rischio di diventare poi un bravo allenatore per fare esercizi ai ragazzi piuttosto che insegnare a giocare a calcio. Ecco, nel direttore è stato Mr. Capregali, che è stata una fortuna perché è una persona molto estrosa, fuori dagli schemi. Però volevo chiedere cosa si potrebbe fare a livello di formazione sui mister per far capire che piuttosto che vincere una partita di più è meglio puntare sulla crescita e sulla libertà di azione dei ragazzi nel calcio, proprio a livello di divertimento puro, giocando a calcio. Grazie. La prima cosa è formare i dirigenti, i dirigenti che sono di fatto i valutatori, sono quelli che valutano quello che fanno i giocatori. Allora, se il dirigente, se il presidente non è in grado di capire il ruolo e ciò che fa uno dei suoi allenatori, allora non c'è risposta. Perché è normale che se il dirigente, il presidente vuole solo dei risultati e non capisce invece che il risultato non è la vittoria del zero, ma quella, per esempio, non solo dal punto di vista umano, perché sennò sarei fuori togliere, ma anche quello di vedere che un ragazzo cresce calcisticamente, che migliora molte volte, e allora non c'è nessun meglio. Quindi la formazione degli allenatori è quella, ecco, di fare ciò che si crede sia la cosa migliore da fare, cioè nel senso con libertà, senza la paura di essere generati, di essere criticati, e tutti alla fine, come si può dire, che aiutano a crescere. Se si è in una società dove il tasso dirigenziale non è in grado di capire, allora probabilmente bisogna trovare la forza da un'altra parte. Ma però diciamo che siamo ottimisti e quindi la cosa che vi consiglio di fare è credere in ciò che fate, avere la forza di dire faccio questo esercizio perché ritengo che sia utile per la crescita del ragazzo, gioco in questo modo perché ritengo che sia utile per la crescita della squadra, faccio giocare questo ragazzo perché ritengo che sia una forza di investimento importante che serve a lui per crescere, e cioè veramente la libertà di credere in ciò che fare. Grazie. Credo che sia d'accordo che... Allora, io farei così, intanto Daniela, se mi aiuti un attimo, lascerei un istante il microfono a Claudio Petrazzini. Claudio, se ci porti il saluto del CONI e quindi anche un po' di tutti gli amici del mondo dello sport. Buonasera a tutti, un po' di saluto del CONI, come
penso sappiate tutti, il CSI fa parte del CONI. Movimenti di promozione e quindi fa parte della nostra grande famiglia. La grande famiglia e tutti voi siete nostri amici. Lorenzo Perri in questo momento è a Catania con la sua nazionale di canoa. Sta tentando, dico tentando, di portare un po' di equipaggi in Tokyo nel 2020. È arrivato a 3, io mi auguro che arrivi a 4, in modo che i nostri colori siano sempre più forti e sempre più vivi. Quindi un grosso applauso e appunto con Valerio Orette e grazie. Un ringraziamento a Beppe perché è veramente una persona fantastica, io la ammiro, non la ammiro solo per il mio intervento, ma anche per il suo modo di applaudire. Dobbiamo
molto semplice, perché come si fa il l'oratorio? Le scuole dell'oratorio sono quelli, come dire, la spuma, il volador, sostanzialmente la gazzosa, il chinotto, fondamentalmente, e dei pensierini, no? Avete notato però, rubo un secondo, per dire, credo proprio di tutti, che l'oratorio però è un virus, come dire, che non è cancellabile. Passano gli anni, cambiano le dimensioni, stiamo parlando di uno davvero dei grandi esempi dello sport italiano, però non è sfuggita a nessuno quel DNA, mi permetto di dire, che Beppe ha incontrato nella sua vita in oratorio e che oggi, come ieri, resta uguale. Per cui non nascondo che per noi è proprio un onore consegnare a noi tutti un piccolo segno, però il nome per noi è un valore grande. Si chiama Nico CSI. Noi abbiamo qualche riconoscimento, il giorno dell'associazione, ma questo è quello che ci sta più a cuore. Perché dentro quella parola Nico c'è proprio quella dimensione che è per noi la dimensione più grande della storia. Quindi, adesso magari poi capirà in anni, non lo so, diciamo che Beppe magari dirà, guarda, vengo a fare il dirigente in una partita del campionato dell'oratorio CSI. Nel caso noi la partita la estraiamo a sorte, così non facciamo torto a nessuno, lui non ci risponde, ma noi diciamo che dopo aver avuto il piacere infinito di incontrarlo, di condividere quello che dico molto seriamente, è stata una lezione di vita, non una chiacchierata di un'ora. Ecco, portiamo un po' nel cuore il sogno magari di dire che questa vicinanza possa continuare. Ti diciamo grazie anche per un altro motivo, dopo un ultimo secondo, perché invece di questa alleanza, come hai detto proprio lui, con lo sport professionistico noi abbiamo proprio bisogno. Noi ce la mettiamo tutta per educare i ragazzi e i giovani, però abbiamo bisogno di un mondo dello sport professionistico che ci stia vicino per fare le cose, per dare testimonianza. Per darci quella testimonianza che per noi, per i nostri ragazzi, è importante. Esattamente quello che ha fatto per prima volta questa sera. Grazie davvero. Grazie. Una cosa per l'intervento. Grazie anche Massimo per le bellissime parole che mi hai sembrato, come prima, grazie a tutti voi per la pazienza, per la gioia che mi avete dato.